Ritorniamo alla Basilica Fulvia Emilia. Eccola qui. Quella che si vede qui in fondo è la Curia Iulia, di cui parleremo dopo. Questa è l'unica basilica di età repubblicana che è sopravvissuta. Le altre erano la Basilica Porcia, la Sempronia e l'Opimia, che abbiamo prima visto in che maniera è scomparsa. Questa basilica fu fondata dai censori del 179 a.C., cioè Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore. Ma fu quest'ultimo in realtà a costruirla, per cui l'edificio prese in un primo momento il nome di Basilica Fulvia. Nel 159 essa venne provvista di un orologio ad acqua per le consuete necessità di determinazione dell'ora per le attività giuridiche da svolgere. Poi ci furono diversi restauri dovuti a vari membri della gens Emilia, cioè nell'80 circa, nel 54, nel 34 e nel 14 a.C. e nel 22 d.C. E sembrerebbe che l'edificio venne conosciuto anche come Basilica Emilia o Basilica Pauli, da Lucio Emilio Paolo che la inaugurò nel 34. Però secondo una recente ipotesi, la Basilica Emilia è da distinguere dalla Fulvia. La Fulvia sarebbe questa, mentre l'Emilia sarebbe una basilica costruita nel 159 a.C. dal censore Emilio Paolo e i suoi resti sarebbero quelli visti sotto il successivo Tempio del Divo Giulio, che vedremo la prossima volta. Lasciando da parte quest'ipotesi, un ultimo restauro ci fu nel V secolo d.C., dopo un incendio, che è databile grazie alle monete fuse trovate nel pavimento. Dunque questo incendio è attribuibile al sacco dei Visigoti di Alarico del 410 d.C. I resti dell'incendio furono coperti con un nuovo pavimento ad un livello più alto. L'interno è circa 70 x 29 metri. Sul lato ovest è visibile questo saggio di scavo che mostra una parte dell'edificio più antico. Sostanzialmente la pianta non fu troppo modificata dai restauri successivi. La particolarità fu quella di creare sul lato nord due navate minori invece di una, per sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. Quindi c'erano quattro navate divise da colonne di marmo detto africano, anche se in realtà è originario dell'Asia Minore, che è un marmo bricciato con chiazze e nervature di colori vari, molto intensi. Gran parte dei frammenti marmorei e il pavimento, anch'esso di marmo, appartengono al restauro di Augusto del 14 a.C. La prossima volta vedremo il portico che Augusto fece costruire davanti il lato sud della basilica e le retrostanti botteghe repubblicane. Alla basilica appartiene un lungo fregio con soggetti relativi all'origine di Roma. Ne vediamo un paio. Questo è un frammento che riguarda il Ratto delle Sabine. Il fregio è suddiviso fra l'Antiquarium del Foro e il Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo. È in marmo greco e in origine doveva essere collocato all'interno della basilica. Per quanto riguarda la cronologia, è sicuramente di età repubblicana e probabilmente risale all'età sillana, quindi alla prima ricostruzione. Questo perché a quegli anni risalgono alcune raffigurazioni monetali che ripetono gli stessi soggetti leggendari del fregio. Il fregio fu riutilizzato anche in età augustea. Questo invece è un frammento che riguarda la punizione di Tarpea, la cui leggenda abbiamo ricordato parlando del Campidoglio nella prima lezione. E vediamo la fanciulla che viene ricoperta dagli scudi gettati su di lei da tre soldati sabini. Cambiamo argomento e vediamo la fonte di Giuturna. Questa era la fonte d'acqua più importante dell'abitato arcaico. Scaturiva ai piedi del Palatino, fra il Tempio di Vesta e quello dei Castori. Essa fu ritenuta personificazione della ninfa Giuturna e le sue acque erano considerate salutari. Le ninfe erano divinità femminili secondarie della mitologia classica, che popolavano il mare, le sorgenti, i fiumi, le grotte, gli alberi e le montagne, quindi vi erano ninfe di diversi tipi. Alcune di esse erano immortali e nei confronti degli uomini potevano essere benevole ma anche molto pericolose. Giuturna, secondo la leggenda, era stata amata da Giove, che le diede il dono dell'immortalità e il dominio sulle acque. Il poeta Virgilio la ricorda come sorella di Turno, il re nemico di Enea, con il quale si contese la mano di Lavinia e che fu da lui ucciso.
La sorgente in età repubblicana assunse un aspetto monumentale e fu riportata alla luce negli scavi del 1900 di Giacomo Boni. Si tratta di un bacino approssimativamente quadrato, rivestito di marmo, la cui forma attuale dovrebbe risalire al restauro di Metello del 117 a.C. Ma la fase più antica è attribuibile alla censura di Emilio Paolo del 164. Al centro del bacino vi è un piedistallo rettangolare che serviva a sostenere le statue dei Dioscuri, attribuibili anch'esse al secondo secolo a.C., che sono state ritrovate a pezzi proprio all'interno del bacino. È probabile che il committente di queste statue sia stato Lucio Emilio Paolo, vincitore di Perseo di Macedonia, il quale, secondo Minucio Felice, uno scrittore cristiano operante tra il secondo e il terzo secolo d.C., avrebbe dedicato i simulacri dei Dioscuri nell'Acus Iuturne. La presenza dei Dioscuri nel bacino è dovuta alla leggenda della loro apparizione nel corso della battaglia del Lago Regillo, che abbiamo ricordato a proposito del tempio a loro dedicato nella scorsa lezione. Dopo la battaglia, i due fratelli divini fecero abbeverare i loro cavalli proprio nella fonte di Giuturna. Siccome queste statue, oggi all'Antiquarium del Foro, presentano tracce di fuoco e di restauri in marmo diverso, cioè di Carrara, mentre l'originale era marmo greco, significa che furono danneggiate dall'incendio del 14 a.C. e furono forse restaurate da Tiberio. Il tempietto, l'edicola dedicata alla divinità, è costruito un po' più a sud della fonte ed è sormontato da un'iscrizione appunto con la dedica a Giuturna. Esso è disposto obliquamente rispetto agli edifici circostanti, forse perché seguiva l'orientamento della Via Nova, che doveva passare di qui prima della risistemazione seguita all'incendio di Nerone. Probabilmente fu rifatto in età traianea, quindi fra il 98 e il 117. Davanti all'edicola c'è un pozzo marmoreo, con l'iscrizione ripetuta due volte dell'edile curule Barbatius Pollio, vissuto tra l'età di Cesare e quella di Augusto. Davanti al pozzo c'è il calco di un'ara di età severiana, quindi del secondo o terzo secolo d.C., con la rappresentazione di Marte e Venere. L'ara originale si trova nell'antiquarium del Foro. Andiamo a vedere l'Umbilicus Urbis. Gli autori antichi ricordano che in immediato contatto con l'ara di Saturno c'era un sacello dedicato a Dite e Proserpina, che poi sarebbero Ade e Persefone dei Greci, gli dei degli inferi. Ade per i Romani sarebbe Plutone, e Dite è un nome talora attribuito appunto a Plutone. Questo sacello va probabilmente identificato con quello che si chiamava Mundus. Se noi andiamo in questa zona del Foro, troviamo questo nucleo di mattoni circolare, nel quale si è identificato l'Umbilicus Urbis, tradotto l'ombelico della città, citato da fonti tarde. Si è quindi giunti alla conclusione che Umbilicus Urbis e Mundus siano la stessa cosa. Anche i concetti espressi dai due diversi termini si identificano. Il Mundus sarebbe infatti la fossa circolare che Romolo scavò al centro dello spazio urbano al momento di fondare Roma, e dove i futuri cittadini avrebbero buttato la terra presa dai loro rispettivi luoghi di provenienza e le primizie dei frutti dell'anno. Quindi il Mundus, come l'Umbilicus Urbis, era il centro della città. Ma allora, cosa c'entrano Dite e Proserpina? C'entrano perché il Mundus era considerato una porta aperta verso il mondo degli inferi, e tre volte l'anno si apriva, e in questi giorni si pensava che attraverso l'apertura uscissero sulla terra appunto le divinità infernali, e quindi questi giorni erano considerati particolarmente nefasti e pericolosi. Nel secondo secolo a.C. il Mundus viene descritto come diviso in due parti, e cioè una fossa sotterranea e una parte esterna, e questa parte esterna è costituita dall'Umbilicus, il cui nucleo attuale fu costruito in età severiana e dopo l'arco di Settimio Severo, che danneggiò la struttura più antica.